contact. Goblin, through one, Camel, 1-1, clear to contact position. Ritrovati amici, allora nel capitolo precedente abbiamo visto la teoria del sistema ILS, oggi effettueremo un atterraggio strumentale con avvicinamento diretto utilizzando appunto la strumentazione di bordo e prenderemo confidenza con essa. Aeroporto d'atterraggio El Kunsan. L'aeroporto, le carte aeroportuali, allora vediamo, le abbiamo viste l'altra volta. In questo caso noi ci troveremo più o meno già su Vipir, quindi siamo già in linea con il sistema ILS sulla pista 36. Quindi dovremo inserire solo la frequenza e la radiale corretta. Ed effettuare, prendere confidenza con gli strumenti, effettuare un atterraggio strumentale, in questo caso di notte. Le carte le abbiamo viste, ok. In questo caso di notte e niente. Partiamo, metterò pausa eventualmente per dare più informazioni. Ah, innanzitutto, allora, ha frizzato. Ok. Dire mettere un secondo in pausa e passare in questa modalità. Allora, in questa modalità avrete in alto a destra gli strumenti, sia l'orizzonte artificiale che l'HSI, in modo da poter confrontare quello che abbiamo detto nel video precedente. Bene. Allora, Shift P, andiamo su TILS, inseriamo la frequenza ILS 110.30, il course è 356, perfetto, con straight e il TACAN è il 75X. Benissimo, ora andiamo all'orizzonte, all'HSI, premiamo il tasto M, andiamo su PLS TACAN, vedete? Ora inseriremo la prua 356, perfetto, ci dice la posizione del TACAN e il nostro allineamento rispetto alla pista. Vedete qua invece sull'orizzonte artificiale abbiamo già intercettato l'ILS, ci dice che siamo leggermente spostati sulla sinistra, infatti lo possiamo vedere anche sull'HSI, siamo leggermente spostati e siamo più bassi rispetto al sentiero di planata. Ok. Chiamiamo e chiediamo una restrict approach. Goblin 3-1, F-16, 15 miles, south, 2000, inbound for free, adding. Good morning, Goblin 3-1, Kunasan approach, continuing down for straight 2973. Runway 36, welcome back. Ok. Ora analizziamo un secondo l'HUD. Come vedete, l'HUD ci indica che siamo bassi, ci troviamo rispetto alla radiale leggermente a destra, quindi ricontrolliamo e vedete ci troviamo a destra e anche sull'HSI ci troviamo leggermente spostati sulla destra.
il command straight, ora dobbiamo centrare questo dentro l'FPM. Innanzitutto diminuiamo la velocità, apriamo gli aerofreni perché stiamo andando molto veloci. Ok. Dice di contattare la torre, contattiamo la torre e chiudiamo il landing. Goblin 3-1, Kuna San Tower. Continue inbound for runway 36, red board on final. Ok. Possiamo già tirare giù il carrello. Quindi tiriamo giù il carrello è giù. Le luci stanno già sul landing. Perfetto. Ci dice di tirare un po' su il velivolo. Ok. Guardate, il command straight deve essere all'interno dell'FPM. Diamo un po' più di gas perché se no andiamo in stallo. Perfetto. Siamo allineati, seguiamo sempre il command straight. Dice di tirare ancora un po' su. Un pochino. Un altro pochino di gas. Ok, ora come vedete, come abbiamo visto nell'altra parte dell'atterraggio, qui si illuminerà, vedete, si è illuminato il cerchietto che ci indica che la velocità è corretta e il nostro FPM si trova all'interno del bracket. Benissimo, continuiamo a tenere tutto sotto controllo, tiriamo ancora un po' su, diamo un altro poco di gas. Ok, ora siamo, vedete, ci indica che siamo veloci. Piano piano. Chiamiamo, siamo a 4 miglia, a 5 miglia, chiamiamo il finale. Me lo chiami il finale? Goblin Ok. 3-1, on final. Goblin 3-1, Adesso. Kuna San Tower, continue inbound for runway 36. Anche questo. Goblin 3-1, Kuna San Tower, Wayne 320, at 3 knots, runway 36, clear for landing, jet gear down. Ok, check il gear down. Il gear è down, perfetto. Diminuiamo ancora la velocità. Ok, siamo lenti e bassi. Ok, manteniamo un angolo di attacco di 10 gradi, perfetto, per rallentare in maniera aerodinamica. Premiamo il freno e buttiamo leggermente giù il muso, l'ho fatto un po' troppo rapido, però. Ok. Chiudiamo gli aerofreni e andiamo. Attiviamo il rotino.
E usciamo dalla pista. Come avete visto, ho utilizzato principalmente l'HUD. Goblin 3-1, contact ground. Switch to 2-7-3-5-2-5. Goblin 3-1, request taxi back. Goblin 3-1, taxi back to the ramp. Welcome back. E torniamo. Dicevo, ho utilizzato prevalentemente l'HUD perché è il sistema abbastanza comodo per la navigazione, per l'atterraggio. Nel caso in cui l'HUD fosse fuori uso, si devono utilizzare gli altri strumenti, quali l'orizzonte artificiale e l'HSI, come vi ho spiegato nel video precedente. E niente, io a questo punto direi di tornare un po' troppo veloce. Gli hangar. Hangar. Ci siamo dentro, sì. E spegniamo il motore. Spegniamo l'anticollision. Ok. Freno di parcheggio. E dal detent off disarmiamo il seggiolino. Ok, per quanto riguarda il primo approccio con lo strumentale, questo è quanto. Il prossimo video vedremo proprio la procedura di avvicinamento in caso di maltempo e quindi di assoluta bassa visibilità. Con questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace ai video, soprattutto se questo video, insomma, vi è piaciuto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, alla parte 3 dell'atterraggio strumentale.